Papa Rosso Nero, Papa del Bandito, in una calda giornata di ottobre, Milan Bruges, i tifosi del Bruges si fanno sentire. Purtroppo la curva stasera non canterà. È uscito un comunicato che spiega la situazione. C'è un problema con i biglietti, con gli abbonamenti per il Milan Club, per le prelazioni. Ne parlo nel video di questo pomeriggio, dico la mia. Io credo che sia una situazione assolutamente da risolvere perché è un errore grosso quello di non far gestire gli abbonamenti ai Milan Club. Lo spiego bene nel video. Vi prego, se volete capire bene la situazione, di andare a vederlo, poi lasciate un commento, un like, perché è una cosa che, insomma, più ne parliamo, penso si possa risolvere al più presto, e mi auguro che si risolva al più presto, anche perché anche stasera questa situazione porta la curva, insieme a tutti gli altri problemi, a non sostenere la squadra, cioè a restare in silenzio. Visto quello che sta succedendo sulla questione biglietti, ahimè, dico che è una scelta giusta perché bisogna far capire alla società che sta sbagliando in questa situazione, soprattutto verso i Milan Club, che sono una parte storica e fondamentale del Milan. Speriamo che non ne risenta la squadra, speriamo che la squadra sia abbastanza forte, matura da superare anche questo ostacolo, mentre arrivano altri tifosi del Bruges. Hanno dei colori molto brutti che sinceramente non è molto piacevole vedere qui nei paraggi. Questi colori nero-azzurri sono veramente, veramente brutti, brutti, brutti. Però va bene, al di là di tutto, noi stasera dobbiamo vincere, dobbiamo portare a casa 3 punti perché la classifica piange. Quindi, Bruges o non Bruges, cori di sostegno o non cori di sostegno, noi stasera dobbiamo vincere. Lo faremo con Mike in porta, con Emerson Royal a destra, con Gabbia e Tomori centrali e Theo a sinistra, con Fofana, Reinders e Loftus a centrocampo e con Pulisic, Leao e Morata davanti. Un po', se vogliamo vedere la formazione titolare, certo ci mancherà Ebram che può dare il cambio a Morata durante la partita, però abbiamo Camarda in panchina che sicuramente, se dovesse entrare, sarà meglio servito che nel Milan futuro, dove i rifornimenti scarseggiano per il povero Camarda. E chissà mai che potrebbe diventare la serata in cui Camarda diventa il più giovane esordiente in Champions League e magari anche il più giovane marcatore in Champions League. Chissà mai, è un sogno, ma sognare non costa nulla, quindi adesso saliamo al secondo blu. Magari non si sentirà la voce, non si sentiranno i cori, ma col cuore siamo lì vicino ai ragazzi, più che mai, stasera più che mai. Anche se devo dire che è una Champions League che non piace, probabilmente non piace solo a me, non è solo a me che non piace, anche ad altri. Stasera non raggiungeremo i 60.000, anche perché l'orario è un orario lavorativo, quindi ci mettiamo l'orario, ci mettiamo i prezzi, ci mettiamo che è una formula che sinceramente non appassiona, magari appassionerà di più le ultime giornate, quelle che saranno decisive, ma per arrivare alle ultime giornate decisive dobbiamo cominciare a vincere stasera. Quindi io adesso salgo e vi invito a seguire la live reaction col commento finale post partita. Ovviamente, forza Milan, sempre e comunque. Parte Milan Bruges, forza ragazzi, forza! Non so ancora chi ha segnato, forse Pulisic, tanto per cambiare.
sempre lui. Possibile espulsione, adesso vediamo. Eccolo qua, rosso, 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 rosso. Fa male a nessuno, eccolo lì. Allora, fine primo tempo 1-0, siamo un uomo in più, però non è stato assolutamente semplice, soprattutto per merito del Bruce, che ha giocato veramente un'ottima partita. Soprattutto all'inizio ci ha messo in grande difficoltà e solo il grandissimo Maignan ha permesso di condurre il primo tempo in porto sull'1-0. Solito gol di Pulisic, si è mosso bene Leão, la squadra è un po' lenta, però insomma adesso dovrebbe avere il controllo della partita. E più deludente l'ho uscito. Non è proprio in condizione, non ha gamba, fatica davanti e dalla sua parte, insomma, non riesce a dare una copertura a Emerson Royale. Quindi da quella parte abbiamo subito abbastanza, troppo, se non fosse stato per Maignan, che almeno in tre occasioni è stato decisivo. Però abbiamo trovato il gol con Pulisic, abbiamo trovato la loro espulsione. Adesso il secondo tempo dovremo chiudere la partita, perché sarebbe imperdonabile sbagliare. Quindi a dopo per il secondo tempo. Incredibile pareggio del Bruce. Esce Leão, entra Okafor, prende la palla e inventa il gol. Ti devi svegliare, numero 10. Segna Reinders. Reinders! 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 Bravo! Ragazzi, va bene, parliamo dopo. 2-1, forza Milan. Momento storico. Momento storico. Ronaldo! Pensate se segna. Guardate se segna. Grandissima azione di Chukwueze e doppietta di Reinders. Così si gioca. Hey!
godetevelo.